appena passate le 10 quando il cardinale Crescenzio Sepe esce dalla navata laterale del Duomo con l'ampolla del sangue di San Gennaro. Il miracolo si è avverato, il sangue era già sciolto e l'annuncio sull'altare è accompagnato dallo sventolio del fazzoletto e l'applauso di migliaia di fedeli. Alle celebrazioni nel Duomo sono presenti i rappresentanti di istituzioni, forze dell'ordine e del mondo religioso, ospiti speciali quest'anno Carlo e Camilla di Borbone in città per assistere al prodigio. San Gennaro è il corpo, l'anima e il cuore di Napoli, il sangue si è sciolto subito, fluido, facciamo in modo che anche catene e lacci che stanno a imbrigliare i cuori di molte persone si possano sciogliere e così anche in questa città si possa andare sempre di più con un grande cuore, una mente libera e, come è stato detto anche oggi, con un grande orgoglio, una voglia di riscatto e di superare i problemi della nostra città. Ha fatto un'analisi, ha detto i problemi che sappiamo, il lavoro, la criminalità, ma ha detto anche che la maggioranza dei napoletani, io aggiungo la stragrande maggioranza dei napoletani, non solo è fatta di persone oneste, ma di persone che hanno incominciato a impegnarsi, a faticare per la città, quindi non è più speranza e concretezza di un rinnovamento. E poi mi è piaciuto anche il passaggio a una Napoli mille colori, insomma, di che non bisogna darne una narrazione unilaterale. Penso che in questo momento Napoli ha quell'unione delle forze diverse che si sono messe insieme per il riscatto di Napoli, in attesa che anche qualcun altro si accorgi che Napoli non va vista da lontano, fa parte dell'Italia, fa parte dell'Europa e non deve più subire discriminazioni. Mi sembra evidente che questo è il messaggio che viene da Napoli, quindi non stiamo col cappello in mano, anzi, se oggi siamo qua ad essere anche in queste ore la città col più alto flusso turistico-culturale d'Italia è perché i napoletani ci hanno creduto, così come il cardinale ha detto c'è tanto senso civico. Adesso attendiamo che non ci sia più quell'Italia delle discriminazioni. I napoletani, e non solo i napoletani, gli abitanti di questa città hanno scoperto questa voglia di stare insieme, di costruire una comunità dell'accoglienza. Il Papa ha detto una parola straordinaria 2 giorni fa, l'ospitalità è il miglior antidoto al terrorismo. Napoli è una città di cuore, una città di solidarietà, che oggi ha la forza di affrontare anche i problemi più spinosi, che sono il lavoro e la criminalità. Chiaramente se io parlo di lavoro e di criminalità non posso non rivolgere anche il pensiero a chi finora ha fatto solo retorica sulla nostra città e che non ha mai fatto nulla per Napoli, cioè a chi ha responsabilità statuali e responsabilità nazionali. Si deve accorgere che a Napoli sta cambiando tanto e noi andiamo avanti per la nostra strada, quindi se anche continuerà la distrazione noi non ci distraiamo, però è ingiusto. E sottolineare l'ingiustizia nel giorno di San Gennaro, che guarda la giustizia sociale, alla lotta alle disuguaglianze, secondo me è un messaggio forte che mi sento di fare a nome di tutti i napoletani.